tutte le risposte alle 24 domande sulle pompe di calore a cui nessuno sa rispondere, più 5 risposte bonus, in modo da fare la tua scelta consapevole ed evitare errori che ti potrebbero costare caro in bolletta. Sarai in grado di comprendere anche se non sei un tecnico e questo libro ti permetterà di saperne più dell'idraulico. Ciao da Samuele, io aiuto le famiglie che stanno costruendo o ristrutturando casa a fare delle scelte consapevoli e in autonomia per avere una casa riscaldata senza gas, gasolio oppure GPL. Nello specifico ti aiuto a capirne di più sulle pompe di calore, in modo che avrai la tranquillità di fare la scelta giusta e tutti gli strumenti per valutare anche le altre proposte. Vantaggi, svantaggi, problemi nascosti. Per pompe di calore intendo quei sistemi che permettono di produrre acqua calda o riscaldamento a pavimento, fan coil, radiatori, senza l'utilizzo della caldaia e non mi occupo di condizionatori. Allora dai, clicca sul tasto mi piace e partiamo. E se non l'hai ancora fatto, clicca sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Darai per scontato che puoi riscaldare casa o l'acqua calda sanitaria senza il contatore del gas. Ma parlando con l'idraulico ti sei fatto un'idea. Parlando con il tuo amico che l'ha appena installata un'altra. Parlando con l'elettricista un'altra ancora. E discutendo con il termotecnico si apre un mondo. Quindi tutto è il contrario di tutto. Allora ti racconto questa storia. Marco, una persona curiosa, attenta e precisa, aveva iniziato a ristrutturare casa e aveva intuito da subito che poteva fare a meno del contatore del gas grazie alle pompe di calore. Probabilmente l'aveva fatto convinto Massimo, il suo testimone di nozze, che l'anno prima aveva costruito una casa completamente elettrica. Marco quindi ha iniziato a chiedere preventivi ed informarsi sulle pompe di calore. Prima ha chiesto all'idraulico, un'azienda generica che non aveva molta esperienza sulle pompe di calore. Perché mi proponi questa pompa di calore? La risposta immediata è stata: perché mi trovo bene. Allora Marco, sbigottito da questa risposta, perché doveva trovarsi bene Marco, a lui non interessava che si trovasse bene l'installatore, ha iniziato a fargli delle domande più specifiche sul perché ha scelto quel modello piuttosto che altri. Domande del tipo: ma da quanti anni viene prodotto questo modello? Che prestazione ha questa pompa di calore? Cioè che COP abbiamo a 2 gradi esterni? Ho sentito parlare degli sbrinamenti, ma quanti ne fa durante un giorno e con che logica? Ma è possibile controllarla a distanza? Hai qualche esempio per collegarci adesso? Dopo questa raffica di domande, l'idraulico, indispettito e irritato, è salito sul furgone e se n'è andato. Ma erano domande del tutto legittime, dato che Marco stava per spendere diverse migliaia di euro su quel tipo di impianto. Una cosa del genere non gli era mai capitata, sentirsi in colpa quando era lui il cliente. Allora, nel giro di mezza giornata, ha scritto una mail al progettista termotecnico, anche lui con poca esperienza sulle pompe di calore. Buonasera, sono Marco e scusi se la disturbo. Le scrivo per avere qualche informazione in più sulla pompa di calore che è stata messa a progetto. Dato che l'investimento è piuttosto importante, volevo capire perché è stato scelto quel preciso modello. Cordiali saluti, Marco. Il giorno seguente il progettista chiamò Marco nel suo ufficio, dicendogli che preferiva parlargli di persona. Seduto sulla sedia dell'ufficio, Marco è esordito con: e la risposta del progettista: ma guardi, dovrei fare un attimo di calcoli per risponderle. Ok, ho capito. E il progettista risponde: perché è una marca famosa e noi progettisti la usiamo spesso. A quel punto a Marco caddero le braccia. Nella sua testa Marco sapeva bene che il marchio oramai non ha più nessuna importanza e né affidabilità come un tempo, perché siamo in un'era completamente nuova. Allora Marco si alzò dal tavolo ancora più sbigottito di prima, con la scusa di dover andare con la moglie a scegliere i pavimenti per la nuova casa. Leggi il libro se vuoi scoprire come Marco ha risolto il problema. Ma sentirsi solo e con poche possibilità di scelta è una condizione veramente brutta. Come un topo che non trova cibo, costretto ad entrare nella gabbietta dove c'è l'unico pezzo di formaggio a portata di mano. Ma la porta della gabbia prontamente si chiude al suo ingresso e il topolino rimane ingabbiato.
Allora, questo ebook ti aiuterà a capire come evitare di buttare via centinaia di euro ogni anno per una pompa di calore sbagliata, perché una volta installata le bollette ti arriveranno tutti i mesi e l'assistenza suona sempre due volte. I soldi invece che risparmierai facendo la scelta giusta potrai investirli sulla tua famiglia. Io mi sono specializzato e ho raccolto in questo libro le 24 domande che mi vengono fatte praticamente tutti i giorni. Quindi se vuoi saperne di più vai sulla descrizione del video e troverai il link per scaricare il libro. E se pensi che questo libro possa aiutare qualche tuo amico, allora clicca sul tasto condividi. E se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale, cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. E mi raccomando, non fare come Marco! Thank you.